È arrivato anche a lambire le abitazioni di Cappelle sul Tavo. L'incendio, che è divampato questa mattina attorno alle ore 7:30 sul lungo fiume Tavo, lungo la statale 151 che collega Cappelle all'interno dell'area vestina. Nel pomeriggio forze dell'ordine al lavoro per una evacuazione precauzionale di diverse persone per evitare danni peggiori. Le fiamme, in un primo momento, erano state domate dai vigili del fuoco al lavoro da questa mattina, ma il gran caldo e il vento hanno riacceso i roghi attorno alle ore 14 facendo di nuovo scattare l'allarme rosso. Oltre al bosco è stato completamente distrutto dalle fiamme un maneggio, mentre il cartodromo dell'Adriatico è stato risparmiato con le fiamme che hanno sfiorato la recinzione. Al lavoro per cercare di contenere l'incendio c'è anche un elicottero dei vigili del fuoco, assieme a 5 autobotti e ai volontari della protezione civile del Modavi di Città Sant'Angelo. Grazie al lavoro incessante e agli sganci d'acqua dall'alto, il rogo ora sembra essere stato contenuto, ma la statale resta chiusa al traffico e i veicoli deviati verso percorsi alternativi. L'origine dell'incendio potrebbe essere dolosa, infatti i vigili del fuoco avrebbero trovato 3 o 4 inneschi. Ora si spera nella pioggia come alleata nella lotta alle fiamme. Nelle prossime 24-36 ore, infatti, sono previsti forti temporali, il che potrebbe consentire di far scendere l'allerta incendi, anche se si potrebbero creare altri problemi legati proprio al maltempo e a possibili grandinate.